28, 23, 30. Buongiorno ragazzi, session di fisioterapia finita. Come al solito bestemmie. La mia gamba si muove bene. Sono passati circa 30 giorni dall'intervento e dal mio infortunio. Mi alzo, calma qua. No, in casa mi riesco a muovere anche senza stampelle. Ma la fisioterapia, raga, mi aiuta veramente tanto. Siccome sono a casa, non posso registrare video in bici, chiaramente cerco di fare tutti i video possibili che vi possano interessare. Riguardo mia condizione attuale, vi do un po' di aggiornamenti di che cosa succede, cosa non succede. Ma in realtà ho deciso di fare questo video perché sotto il video dell'infortunio ci sono stati veramente un'infinità di commenti bellissimi. Li ho letti tutti e veramente, raga, mi siete stati vicino, mi avete raccontato le vostre esperienze, mi avete fatto coraggio e mi avete dato ulteriore forza di andare avanti e mettercela tutta per recuperare al 100%. E avere persone che ti sostengono in questo modo, come state facendo voi, è veramente la cosa più bella che mi potesse capitare. Oltre a tutti i commenti bellissimi che mi avete fatto, sono risaltati sempre due domande che mi avete fatto in continuazione. La prima: dove è finita la bici? Si è rotta, non si è rotta? Che fine ha fatto? E poi: ma Toto, ma scusami, tu fai le gare internazionali in tutto il mondo e non hai un'assicurazione, cioè hai pagato quei 25.000 dollari di tasca tua? Ecco, in questo video voglio rispondere un po' a queste vostre domande. E non solo, perché c'è una grossa brutta sorpresa nei miei confronti dall'ospedale, ma ci arriviamo con calma. Ora Crocs ai piedi in modalità sport. E raga, vi porto nel box perché da quando sono tornato da Whistler non ho ancora neanche aperto la valigia della bici. Scusa, ma sei scemo? Cioè, c'è l'ascensore e scendi con le scale. Per me, raga, anche questo fa parte della fisioterapia alla fine. Un po' di movimento fa solo bene. Sì, che comunque solo per il video, chiaramente io prendo l'ascensore. Prima di tutto, spostiamo la macchina. Scusate, tiro giù i finestrini perché devo sentire il sound. Come vi ho detto, io non ho ancora aperto questa magnifica valigia da quando sono tornato da Whistler. Aneddoto interessante, raga: se vi fate male all'estero e avete più valigie, è solo una rottura di palle. Uno, perché dovete portarla a casa, ma soprattutto io le bici le avevo a Whistler. A me mi hanno provato a Vancouver, io non sono mai più tornato a Whistler. Quindi chi mi ha rifatto le valigie delle bici? Bella, bella. Però il buon Ivo magari si è dimenticato qualche pezzo da Whistler, giusto? Ma iniziamo ad aprire la valigia. Già che non è uscito odore di morto, questa magliettina del Toto che mi ero fatto fare a caso, gialla così, non è in vendita. Questa è in vendita, ragazzi. Questo qui che c'ho su è in vendita. Ecco dove erano queste scarpe qui. Io dicevo, ma dove cavolo le ho messe? Perché non le trovo? E qui comunque rispondiamo, raga, subito alla domanda più gettonata sotto il video. La bici ha danni? La devo montare tutta, sbatterla un po' per terra per capire se fa qualche rumore strano? Niente, mettiamoci all'opera. Bravo Ivo che gli ha tolto il disco comunque. Questa è la figata del telaio rose. Basta reinserisci la ruota e hai la catena tensionata come l'avevi lasciata. Beh, controlliamo già. Beh, l'industria in posteriore è perfetto. Ma dietro non ha preso la secca. La secca l'ha presa davanti. Ruota anteriore perfettamente dritta. Non dritta, perfettamente dritta. E l'impatto l'ha preso lei, eh. Controllo bene tutte le saldature. Impeccabile, non c'è un graffio, un segno, no. Perfettamente rigida. 2 seconds later. Qui dietro c'è un po' il rumore. Ah no, ma c'è la catena giù, bro. È giù la catena dal pignone. Ma come? Non mi sono accorto, l'ho messa su male io prima. Cioè la catena, raga, è giù dal pignone. Però avevo notato che c'era qualcosa, ma era un errore mio di montaggio. Guardando la rallenti, alla fine lei è praticamente bloccata sul dietro atterraggio. È stato molto violentemente. La ruota era girata, quindi la ruota in sé non ha preso grande botta. Botta manubrio che si è girato secco. Però parte destra del manubrio ha preso una bella fucilata qua. E poi comunque l'impatto alla fine l'è preso praticamente esattamente qua. E quindi la leva gliel'ha fatta qui. Sentiamo, fa rumori.
di solito balla subito qua, cioè si crea un micro spazio e subito sentite forcella ballare. Nel mio caso è proprio fississima. Manubrio, leggerissime grattate, raga, ma così a occhio non mi sembra piegato in giù. Direi che alla prima domanda, ma la bici che fine ha fatto? Si è rotta? Raga, la bici è qui davanti a me, di marmo, come me. Anzi, è più dura lei, perché lei non si è rotta, io mi sono rotto. Comunque c'è un modo per capire se effettivamente la bici è a posto, e il modo è effettivamente provarla. Io non posso provarla, quindi la facciamo provare al nostro Ivello. Ma io ero a casa editando. Tra l'altro. L'ho provata a sbattere un po' così. Okay. La sbatte un po' a vedere se funziona. Sì. Se si apre, ti avviso, la mia assicurazione non paga anche per te. Ah, grazie, culo, grazie. Fammi vedere come funziona. Allora, i bar spin. No. Rumori io non ne ho sentiti a questo primo salto. No. Ah, sono in mezzo. Scusa. Questo era un test bello sbam. Sbam. Bam bam, she wanna flip for the gram. Throw essa puta sabe who I am. So she wanna check this bitch on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Four lines are better, I pull up. Papi te paga los biles. Nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. Lori, Lori, prendi il casco. Prendi il casco e flippa. Ma veramente fa flip. Ma qui l'ha mai fatto? Solo flip. No. Ah, l'ha fatto solo in fronte. È il suo primo flip sul duro. Sì. Ho fatto un casino di volte. Lori, ma la fai davvero? Sì. Vai, vai. Vai, Lori. Ma, sì, fa flip. Fa flip, ma non sa far bare. Bam, bam, she wanna flip for the gram. Toda esa puta sabe who I am. So she wanna check this bitch on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust on the roll up. Full lines are better, I pull up. La faccia sì. Hai pensato solo il mento lì. Oh. La cosa più peso che si poteva fare era provare flip a Seregno per la prima volta nella sua vita. Cioè, peggio che provarlo su un salto gigante. Cioè, raga, cemento durissimo. Guarda, passami un attimo. Mi spiace, ragazzi, ma tenta troppo questa cosa. Mi sono rotto. Ma posso spingermi così? E non posso pedalare perché è troppo bassa la sella. Beh, attenzione, guarda, sto facendo meglio bar spin di cesta. Hello, darkness. Guarda, guarda cosa sfuori io. Ma intanto mi faccio un giro così. Raga, sono in bici. Per finta, non sto pedalando comunque. Pingo solo col sinistro, così almeno anche i più scettici non possono cagare il cazzo. Abbiamo constatato che la bici è veramente a posto. Rispondo alla seconda domanda. Fatto l'assicurazione. Non ce l'avevi? Cioè, non è possibile che fai contest nel mondo di qua di là e non hai l'assicurazione. Ma secondo voi, raga, non ho l'assicurazione? Faccio da anni questi contest e secondo me veramente non ho l'assicurazione? Non l'ho detto nel video, però mi avete visto che ero tranquillo quando parlavo delle cifre, di quello che dovevo pagare, eccetera. Ho dato per scontato che, non dicendolo, ho detto, beh, capiranno che ho l'assicurazione. Certo che ho l'assicurazione. Quest'anno mi ha proprio fatto capire che avere un'assicurazione che funziona ne vale la pena, soprattutto se fai quello che faccio io. È stato anche difficilissimo trovare un'assicurazione che mi coprisse in tutte le attività che faccio, proprio perché comunque è considerato uno sport estremo e le assicurazioni non volevano assicurarmi perché non sapevano quantificare il rischio di questo sport, che in Italia non è disciplinato. Quindi per quello ero così tranquillo nel video quando vi ho detto che dovevo pagare 25k. Ma in realtà c'è un però, In tutto ciò c'è una sorpresa, però aspetta. Prima di farvi capire la sorpresa, raga, lo so che siete solo interessati ai numeri. Vado a controllare come sta veramente la mia gamba, che c'ho la lastra. Fatta, e adesso prima della visita c'è un'oretta e mezza di attesa. Detto che c'era una piccola sorpresina, l'altro giorno, raga, mi è arrivata una letterina dall'ospedale di Vancouver. Piccolo aggiornamento: come vi avevo spiegato, avevo ricevuto all'uscita dall'ospedale circa un conto di 20.000 euro sommato a quello che poi avevo pagato anche nel primo pronto soccorso d'emergenza a Whistler, e con la business class arrivava un totale di un po' più di 25.000 dollari. Però è arrivato l'altro giorno il referto completo con tutto quello che mi hanno fatto. Apro la busta. $35.000, raga, di conto finale
dell'operazione degenza in ospedale di qua di là. Mi sembrava troppo strano, quando me l'aveva dato ho detto $19,500 per tutta sta roba, mi sembra un po' poco. E infatti, tra l'altro, ho notato nei vostri commenti che c'è stato un sacco di tipo indignazione sul fatto che costassero così le operazioni. Ma raga, non credete che anche in Italia, se fate un'operazione privatamente per qualsiasi vostro infortunio, ma che sia un polso, non è che vi costa €2,000 operare un polso. Hai visto, messo su cosa pagano gli americani le assicurazioni? Parti da quella dei poveracci, €500 al mese, quella più che copre proprio tutto, tutto, €1,200 al mese. Al mese, $1,200 al mese. Sì. Ma questo è America o Canada? America. Sono €14,000 all'anno. Comunque, anche se il conto è aumentato, per fortuna, comunque la mia assicurazione dovrebbe coprire tutto. È stata un po' una sorpresa perché pensavo che il conto fosse quello che mi aveva dato fuori dall'ospedale. Oltre a questo conto me ne è arrivato un altro a casa, ulteriore, che alla fine mi hanno spiegato che è un assistente del chirurgo, di altri circa $1,000. Diciamo che per adesso un totale di $36,000, più manca l'anestesista. In questi $36,000 non c'è quello che ho speso per rientrare in Italia con la business class, non ci sono tutte le spese che sto effettuando qui, anche le visite che ho fatto oggi. Arriveremo a un $40,000. Ricordatevi raga, pendete sull'assicurazione, che comunque ne vale la pena se vi fate male. Se invece non vi fate mai male, sono soldi buttati. La lastra è veramente perfetta. Era quasi stupito anche lui in realtà che fosse già così saldo l'osso. E per un attimo, quando me l'ha detto, io ho sperato mi dicesse: no, vai pure in bici tranquillo, sì, prendi e vai a saltare. Purtroppo mi ha interrotto subito i miei sogni e mi ha detto che devo farmi ancora un bel mesetto di stampelle. Mi ha detto che posso tenere solo una singola stampella. Dovevo fare purtroppo un altro mese di stampella singola, ma con l'infortunio che mi sono fatto è comunque veramente un grosso passo avanti per così poco tempo da quando mi sono fatto male. Però raga, la cosa più bella che è successa oggi è che mi ha detto che posso andare a pedalare in bici. I'm not afraid to